cosa devo dire? Sì. Dopo questo Mosè e Aronne andarono dal faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele. This morning I'm reading from the book of Exodus 5:1-2. I read. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord, none will let Israel go." Padre che sei nel cielo, grazie perché siamo questa mattina qua tutti insieme riuniti. Ti chiedo per le persone che stanno poco bene e anche per quelle che ci seguono da casa. Aiutaci sempre nel nostro percorso di cammino insieme a te, che possiamo camminarti sempre a fianco. Ti chiedo che il tuo Spirito Santo possa guidare Lidia nelle parole che ci spesserà a noi in questa mattina. E ancora una volta grazie perché fai parte delle nostre vite, Signore. Nel nome di tuo Figlio amato, Cristo Gesù. Amen. Cari fratelli e sorelle, cari tutti, auguro un buon sabato a ognuno di voi. Come già è stato ricordato, oggi decorre una data importante, e ricordo di tutte le vittime di olocausti e di ingiustizie che purtroppo abbiamo vissuto, abbiamo conosciuto nell'arco della nostra storia. Ridurre questo momento, questo ricordo, soltanto a un popolo o soltanto ad una situazione è limitante. Basta fare una ricerca nei libri di storia e vedere che effettivamente sono stati tantissimi i popoli oppressi, tantissimi popoli che hanno vissuto un olocausto nella loro storia. Sicuramente quello degli ebrei è quello più, diciamo, che ci torna più alla mente, perché forse ci ha toccato anche da vicino. Ma non possiamo anche dimenticare decina di milioni di indigeni d'America che sono stati massacrati, o ancora l'apartheid in Sudafrica, o ancora e tutti i bombardamenti che ci sono stati sin dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi la Prima e la Seconda Guerra Mondiale in particolare. E ancora i cambogiani, vittime di massacri. Quando dico questi nomi forse ci ricordano poco e niente, ma sono state
milioni di persone che hanno perso la vita in queste situazioni. In queste situazioni che sicuramente fanno dispiacere, ci devono far riflettere. Un pedagogista, Paulo Freire, originario del Cile, negli anni 70, scrisse un libro molto interessante. Si intitolava La pedagogia degli oppressi. E in questo libro ha individuato un po' quali sono le caratteristiche dei popoli oppressi. Farò un breve riassunto. La prima caratteristica è appunto che il potente esercita una forza incredibile su un popolo che può essere anche molto più numeroso rispetto al proprio oppressore, ma nonostante questo non riesce a ribellarsi, non riesce a uscire fuori da questa oppressione. Un'altra caratteristica è quella che gli oppressi hanno tutti una grande problematica, cioè quella che non hanno voce. Il popolo oppresso non ha voce in capitolo, non ha voce di poter dire quali sono i propri pensieri, quali sono i propri timori. Assolutamente questo gli è proibito. E poi tutti i diritti e il diritto fondamentale alla libertà sono compromessi e in molti casi sono definitivamente annullati. Quindi il popolo oppresso vive una situazione da sconfitto, dove è difficile, molto difficile, ribaltare la situazione e quindi poter riacquistare la propria libertà. Se pensiamo al popolo di Israele, effettivamente possiamo rivedere queste caratteristiche. Abbiamo letto nel versetto, magari chiedo alla regia di rimandarlo, abbiamo letto che un popolo, appunto il popolo di Israele, era schiavo del popolo di Egitto. E in questa oppressione, per tanti e tanti anni, non ha avuto mai la possibilità di poter dire quali erano i loro desideri, quali erano le loro speranze. E nel versetto appunto che abbiamo letto, in Esodo 5, viene detto: dopo questo Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero: così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Immaginate lo stupore del Faraone. Un popolo che fino a poco prima era un popolo muto, era un popolo sottomesso, inizia ad avere una voce, inizia ad avere un desiderio, a esprimere un desiderio, fare una festa per il loro Dio. Che assurdità per il Faraone, assolutamente. Il Faraone non vuole cogliere il desiderio di questo popolo. Un desiderio fondamentalmente che nella prima richiesta non era quella che sappiamo, cioè il desiderio di andare via, di andare verso la terra promessa, ma era un semplice desiderio di andare a celebrare una festa nel deserto. E la Bibbia ci dice che avevano chiesto 3 giorni per fare questo, ma assolutamente il Faraone non acconsente, anzi aggrava il lavoro del popolo. Aggrava il lavoro, il loro lavoro. Ritornando a Paulo Freire, sempre in questo libro La pedagogia degli oppressi, dopo aver fatto un'analisi appunto di quelle che sono le caratteristiche del popolo oppresso, dà degli spunti di riflessione per rompere queste catene, per rompere queste catene delle oppressioni. E tra i vari spunti ne ho sintetizzati alcuni. Innanzitutto, il popolo oppresso deve autoriconoscere la propria situazione di oppressione, quindi un risveglio della propria coscienza, capire che sono veramente soggiogati da qualcosa, che la loro libertà è messa a repentaglio. Dopo questo passaggio c'è un lavoro di pedagogia, e qui ecco che entrano in campo anche altre persone, altri soggetti.
Per Paulo Freire l'istruzione, la comunicazione sono fondamentali per far sì che un popolo possa riacquistare la propria libertà. Ma questo viene fatto anche grazie al lavoro dei pedagogisti, delle persone, degli educatori che sono chiamati ad educare un popolo, che sono chiamati a seguire la crescita di quel popolo. E in particolar modo un concetto interessante di Freire era proprio questo, quello dove il progetto di educazione non doveva essere un subire, cioè il popolo educato non doveva subire l'educazione dell'educatore, ma questo progetto doveva essere un processo dove sia l'educatore che l'educato dovevano interagire, dovevano insieme crescere per un miglioramento, per una consapevolezza maggiore delle proprie potenzialità. Paulo Freire dice: la libertà si può raggiungere solo attraverso un percorso di crescita e consapevolezza. La libertà è il riconoscimento reciproco delle differenze vissute come una ricchezza. Quando il popolo di Israele, nel suo processo, poi viene liberato, non viene liberato per raggiungere una terra promessa, per raggiungere un luogo. Quello probabilmente era una meta, per non lasciare appunto allo sbaraglio, ma soprattutto la libertà del popolo di Israele era quello di conoscere questo Dio che insieme a loro desiderava parlare, desiderava farli crescere, desiderava essere come un padre non rigido, un padre amorevole, ma un padre autorevole. Il popolo di Israele per 40 anni ha vagato nel deserto e in questi 40 anni ci sono state lamentele, ci sono state disperazioni, perché la meta sembrava essere sempre più lontana. Ma questi 40 anni sono stati utili per creare un popolo, per creare una coscienza di questo popolo, per liberare questo popolo dalla mentalità di schiavitù che avevano acquisito in 400 anni di schiavitù nell'Egitto. Oggi sicuramente questa storia ci fa pensare a quelle che sono le nostre schiavitù, i nostri limiti. Oggi siamo purtroppo schiavi non probabilmente di una forza umana, ma sicuramente di una forza sovrumana, che è quella appunto del male, di Satana, del peccato. E questa schiavitù ci fa essere e vivere come degli oppressi e difficilmente riusciamo ad alzare la testa e a prendere consapevolezza dei nostri limiti, delle difficoltà che viviamo quotidianamente. Il Signore non ci lascia soli in questo lavoro, non ci lascia soli in questa ricerca, ma il Signore ci accompagna, ci è vicino e vuole da noi una crescita, vuole da noi una possibilità di poter insieme riacquistare quella libertà, riacquistare quella giustizia che purtroppo in questa terra è venuta meno e viene sempre meno. Il peccato è una prigione, il peccato è qualcosa che ci lega con delle catene indescrivibili, ma sappiamo che il Signore è il Signore della libertà, è il Signore del riconoscimento di ogni essere umano nella propria differenza, ma anche dell'apprezzamento delle nostre differenze. Oggi ci sono anche altre situazioni complicate, sicuramente di genocidi, sicuramente di situazioni dove migliaia di persone perdono la vita. Spesso quando si pensa a queste persone si può pensare a paesi molto lontani, quindi che poco ci toccano, che poco ci riguardano, però vorrei porre l'attenzione in particolar modo per tutte quelle vittime del mare, quelle vittime che cercano in qualche modo di uscire da una situazione
di oppressione dal loro paese, nella speranza di trovare una terra, forse quella terra promessa, che però spesso diventa un percorso di morte. C'è una poesia di Henry De Luca, si intitola Mare Nostro, e diciamo una revisione del Padre Nostro, e l'ho trovata molto interessante e volevo condividerla con voi. Dice: Mare Nostro, che non sei nei cieli e abbracci i confini dell'isola e del mondo, sia benedetto il tuo sale, sia benedetto il tuo fondale, accogli le gremite imbarcazioni senza una strada sopra le loro onde, i pescatori usciti nelle notte delle loro reti, tra le tue creature che tornano al mattino con la pesca dei naufraghi salvati. Mare nostro, che non sei nei cieli, all'alba sei colore del frumento, al tramonto dell'uva di vendemmia, che abbiamo sentito di annegati più di qualunque età delle tempeste. Mare nostro, che non sei nei cieli, tu sei più giusto della terraferma, pure quando sollevi onde e muraglia, poi le riabbassi a tappeto. Custodisci le vite, le visite cadute come fogli sul viale, fai d'autunno per loro da carezza, da abbraccio, da bacio in fronte di padre e madre prima di partire. Questa sicuramente è una preghiera che ha del significato profondo. Ci sono situazioni, ci sono storie che ci vengono anche raccontate quotidianamente, che ormai forse siamo anche diventati un po' insensibili, anestetizzati. E magari quando poi succede una situazione più catastrofica, c'è uno o due giorni di notizia, però la cosa poi muore lì, non si sente più, non si ascolta più niente. Ma se riuscissimo effettivamente a considerare le vite di queste persone, il loro passato, la loro storia, e riuscissimo ad apprezzare alla fine ogni vita che purtroppo si perde in questi mari, riusciremo a vedere anche la realtà forse in una maniera diversa. L'oppressore oggi forse non è come qualche anno fa per certi aspetti su queste situazioni, ma sicuramente i popoli, ci sono tanti popoli che sono ancora oppressi, che hanno bisogno di ritrovare quella libertà. Forse lo fanno cercando delle strade diverse, delle strade che appunto non portano alla vera libertà, ma sappiamo che il Signore renderà conto, darà conto anche di queste ingiustizie un giorno. E per concludere vi voglio raccontare la storia di una bambina che purtroppo è stata una situazione anche questa critica, ma che può insegnarci diverse cose. È una bambina che con la sua famiglia era appunto scappata dalla Siria, sempre da un paese di guerra, e questa bambina aveva una difficoltà di salute, aveva bisogno appunto di insulina, aveva un particolare tipo di diabete, no? Nel momento in cui l'imbarcazione è partita, purtroppo l'imbarcazione ha iniziato a imbarcare acqua per il troppo peso, al che i trafficanti hanno iniziato a chiedere ai naviganti di gettare le loro cose personali. E c'era uno zainetto, e il trafficante ovviamente non ha avuto pietà, ha preso questo zainetto e l'ha buttato in mare, ma non sapeva che in quello zainetto c'era una medicina molto importante per questa bimba. Questa bambina all'interno di questa imbarcazione ha iniziato ad avere una crisi e aveva bisogno di quella medicina, ma purtroppo la medicina non c'era. L'epilogo purtroppo è stato un epilogo tragico per lei e per la sua famiglia. Queste sono storie che ci fanno riflettere perché le ingiustizie di questo mondo sono veramente tante e continuano a far parte della nostra vita, della nostra quotidianità. Il Signore però
non vuole lasciare soli, non ci vuole lasciare soli, non vuole lasciare solo, soli questi popoli oppressi. Noi abbiamo una parola, abbiamo ricevuto la parola della libertà da parte del Signore. Non possiamo stare in silenzio, non possiamo far finta di niente di fronte a tante situazioni di questo genere. Abbiamo anche noi una responsabilità. E se Paolo Freire dava anche la responsabilità agli educatori, in un certo senso, alle persone che erano al di fuori di questo sistema di oppressione per aiutare gli oppressi, forse anche noi che viviamo in una situazione di vita un po' più libera, abbiamo il diritto di fare nei confronti di chi questa libertà purtroppo non ce l'ha più. Abbiamo una parola, abbiamo questa responsabilità. Il mio augurio quindi è per oggi che, come il Signore ha assistito il suo popolo portandolo via da quella situazione di oppressione, possa anche oggi essere al nostro fianco per far sì che le persone che ci sono accanto, che magari vivono situazioni difficili, possano veramente trovare quella libertà e che noi possiamo aiutarli in questo. Che il Signore ci accompagni e ci benedica in questo lavoro che il Signore ci chiede quotidianamente. Amen. Signore Padre Santo, che sei nell'alto dei cieli e che sei anche qui in mezzo a noi, vogliamo ringraziarti innanzitutto perché ci sei sempre accanto, sei la nostra guida, ci hai preso per mano, ci continui a chiedere di essere con te, Signore. Aiutaci affinché ognuno nella propria vita possa essere al tuo fianco, possa far sì che tu possa essere quella luce che ci possa innanzitutto allontanare dal peccato, che ci possa aiutare nei nostri momenti difficili e che possiamo anche essere d'aiuto a coloro che ci sono accanto e che purtroppo vivono situazioni di ingiustizia, situazioni difficili. Signore, benedici questa comunità, benedici questa città intera e fa che questa Chiesa possa essere sempre una testimone attiva della Tua parola. Signore, benedici la Tua Chiesa nel mondo intero e ogni cosa io te la chiedo non perché ne sono degna, ma nel nome di Gesù, che sia benedetto in eterno. Amen.
Il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen. Buon sabato a tutti. Spettatori, auguro anche a voi un buon sabato. La riflessione di oggi vuole essere una riflessione che non sia solo di questo giorno particolare, ma che possa essere del nostro quotidiano, che possa essere un'esperienza per tutti noi, soprattutto quello di trovare il nostro Signore come il nostro liberatore ogni giorno e per aiutare anche gli altri. Auguro ancora un buon sabato a tutti. E spero presto di risentirci in qualche modo. Arrivederci. Un giorno insieme a Lui per cantare e per ricordare come Gesù ci conquistò. Io vorrei. Io vorrei.